Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Mercoledì 27 aprile 2022, Santa Zita, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Questa sera alle 20.30 sulla TV Ammiraglia Rai 1, nel programma I Soliti Ignoti, sarà ospite di Amadeus il nostro concittadino Michele Conenna, noto meteorologo che ci assicurerà un'estate bollente già a maggio. Aumentano a 507 i casi di cittadini positivi al Covid-19 nella nostra città, secondo l'ultimo report dell'ASL alla data del 24 di aprile. Nei comuni vicinori si registrano 735 casi a Fasano, 285 a Carovigna, 292 a San Vito dei Normanni, 194 a Cisternino e 236 a Celje Messapica. È venuto a mancare all'età di 62 anni il professor Angelo Iaia. Durante il suo percorso terreno ha ricoperto diverse cariche importanti per la collettività ostunese. È stato consigliere comunale del Partito Popolare nell'amministrazione di Lorenzo Cirasino, che lo ricorda in questo video. La notizia della scomparsa improvvisa e prematura di Angelo ha lasciato tutti increduli e attoniti. La ragione è semplice. Chi ha avuto la fortuna e il piacere di conoscere Angelo si è trovato di fronte ad una persona seria, riservata e leale, ma anche buona, socievole e generosa. Dopo la famiglia e la professione ha vissuto per gli altri. Ha presieduto la cooperativa Prisma, ha dato una mano al villaggio SOS, ha avuto la responsabilità della condotta Slow Food. Ma il mio ricordo e il mio grazie è legato tra l'altro alla mia elezione a sindaco e al mio primo mandato amministrativo del 1994. Angelo e tante altre persone sostenne con entusiasmo il progetto Civilmente Insieme e si impegnò al massimo, risultando il primo degli eletti nella sua lista. Da consigliere fu eletto presidente della Commissione Bilancio per le sue competenze professionali, riconosciuto e apprezzato da tutti, e da consigliere si occupò in particolare dei problemi delle fasce sociali più bisognose. Grazie Angelo per tutto quello che hai fatto e alla tua famiglia le condoglianze più sentite. La celebrazione esequiale del professor Angelo Iaia si terrà domani alle 10 presso la parrocchia della Madonna del Pozzo. In questa triste circostanza, la nostra redazione esprime un sentito cordoglio alla famiglia. La campagna vaccinale anti-Covid prosegue con le somministrazioni della quarta dose per persone dagli 80 anni in su, persone ospiti delle residenze per anziani, persone dai 60 anni in su con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti. La quarta dose viene somministrata dopo 4 mesi dalla terza. Non è prevista per le persone che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 dopo il primo richiamo. La vaccinazione può essere effettuata anche presso i medici e per le persone senza fragilità in farmacia. Il bollettino di ieri registra 3.036 contagi in Puglia e 4 decessi, 322 casi Covid nella nostra provincia, mentre presso il nostro ospedale Covid sono ricoverati 12 pazienti in medicina interna e 8 in pneumologia. La commissione straordinaria ha deliberato di confermare per l'anno 2022 le tariffe dell'imposta di soggiorno già approvate per l'anno 2021 con deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 del 15 marzo 2021. L'imposta, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, viene applicata secondo i criteri di gradualità in proporzione al prezzo e comunque sino a 5 euro per notte di soggiorno. La farmacia Calamo effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo, bella giornata di sole con cielo sereno, temperature senza variazioni significative, venti deboli dai quadranti nord-occidentali, mare calmo. Citazione odierna, dobbiamo usare il tempo come uno strumento, non come una poltrona. Grazie per aver scelto la nostra informazione.